Allora, bentrovati amici rossoneri. Come vedete, abbiamo un ospite importantissimo oggi, la voce del Milan di Tele Lombardia, colui che è sempre vicino alla società. Quindi, chi meglio di te ci può raccontare, Michael, in questi momenti cosa si respira? Com'è l'umore? Perché insomma, Beh, io. la voce del Milan, ciao Mirko, intanto, la voce Ciao. del Milan è Andrea Longoni, io sono il seguace del Milan, sono Sì, quello. sguinzagliato. Lo segui più da vicino, mettiamolo così, Sì, più dai, a testa. sono sguinzagliato da Longoni e non solo. No, intanto grazie, ben Grazie a ritrovato. te. Cosa si respira? Si respira un'aria, boh, io la definisco di incredulità, ma non che non ci si crede a quello che sta succedendo o a quello che è successo fino ad ora, ma un'incredulità legata al ma veramente pensavamo di non viverla questa roba qui. Cioè, il tifoso del Milan oggi pensa e dice: pensa a te con Conte, io avevo Di Lorenzo e Buongiorno, perché era risaputo che Conte avrebbe chiesto. Conte è pazzo di Di Lorenzo. E non è un caso che quando Conte è andato a Napoli è stato l'unico motivo per cui Di Lorenzo è rimasto a Napoli, perché deve avergli fatto una pressione, una serie di complimenti e di attestati di stima, per cui quindi Conte avrebbe chiesto Di Lorenzo, Conte avrebbe chiesto Buongiorno, Conte avrebbe portato Lukaku. E quindi voi immaginate il Milan con Lukaku in attacco, Di Lorenzo a destra, Buongiorno in difesa e Conte in panchina. Quindi senza Emerson Royal, senza Pavlovic e magari senza Morata, che però è meno peggio, insomma, tra questi tre, però Ma non è il suo ruolo. soprattutto Mirko, con delle gerarchie e un 11 che tutti conosciamo. Cioè, l'11 del Napoli noi ormai lo sappiamo a memoria. L'11 del Milan non lo sappiamo. Se io ti chiedo chi è il titolare tra Pavlovic e Tomori, tu cosa mi rispondi? Ah, non ne ho idea. Dipende dal vento. E abbiamo visto anche con la Juventus quanto sia importante, soprattutto in difesa, creare la base, la struttura che non puoi cambiare, che non deve cambiare, che deve essere quella. Guarda, nel caso della Juve, secondo me è un capitolo a parte, ti spiego perché quando ai tempi si diceva Motta non ha fatto una formazione uguale all'altra da inizio campionato, si diceva ma perché Motta è un genio, fa giocare sempre più in forma e quindi va bene così. In realtà stiamo scoprendo l'acqua calda che avere una formazione che gioca da tempo insieme e quindi iniziano a conoscersi a memoria non può essere che un bene per la squadra piuttosto che cambiare ogni domenica la formazione iniziale. Assolutamente, ma poi le grandi squadre hanno sempre. Se io ti chiedo il Milan dello scudetto di Pioli, tu me lo sai dire a memoria. A Certo, memoria. assolutamente. Calabria, Calulu, Kier, Tomori, Kier, Hernandez, fortunato e poi è entrato Kalulu, chiaro. Tonali, Bennacer, che sì, Sì, certo. giusto? Salemakers, Leao, Giroud, Salemakers, con che Messias, sì, che sì. faceva il trequartista. E poi c'erano anche i sostituti, perché se non giocava Salemakers, giocava Bravo. Messias, tu lo sapevi già che era quella il suo ambito. No, no, ma sono perfettamente d'accordo con te. Però il punto, Michael, è che allora. Io ti dico la verità, io sono uno di quelli lì che non che abbia mai creduto in Red Bird, perché comunque non dava quell'impressione, eccetera, però quando lui diceva il Milan vuole vincere, quando lui diceva credetemi che voglio fare il bene del Milan e quindi vincere, però anche andando a sanare i conti, io ti dico la verità, all'inizio del campionato gli ho creduto, un po' per le sue parole. Perché comunque quando interveniva diceva io voglio vincere, voglio portare il Milan ai fasti, un po' perché c'era Ibrahimovic. Ho pensato, se Ibrahimovic ha accettato questo ruolo, questa posizione, non credo proprio che lo farà in maniera così giusto per metterci la faccia. In realtà, Passiva. esattamente, totalmente Sono passiva. d'accordo In con te. realtà. Sono d'accordo con te. Guarda, io ti dico la verità, faccio fatica a essere obiettivo quando parlo di Zlatan Ibrahimovic. Io gliel'ho E detto anche me a lo lui. ricordo st'estate quante te ne hanno dette perché tu, anche tu come me, ci credevi in lui. Cazzo, dici, ma è Ibra, ragazzi, un vincente, non No, ma arriverà mai a Mirko, fare. di più. Io alla conferenza del 13 giugno mi sono apertamente dichiarato a lui, dicendogli e facendogli vedere. C'è anche un video, tu non, mi sa che non l'hai visto, ma sei uno dei pochi che non l'ha visto, te lo farò vedere appena Ah, ce ne quello parli. dove eri in macchina, no.
No, quello dove io e Ibra, siamo proprio io e No. Ibra, che parliamo amabilmente, dove io gli faccio vedere dal mio telefono che nella mia camera da letto, di fianco al letto, ho la sua maglietta firmata con le nostre due foto di quando ci siamo incontrati per la firma. Ma io per Ibra ho sempre avuto questa ammirazione che andava oltre il campo, cioè Ibra mi ha fatto impazzire per quello che di straordinario faceva. C'è cioè uno che stoppava la palla a 1 metro da terra, lui la stoppava a 2 metri. Uno che faceva il gol a una velocità di 100 km orari, lui andava a 200, tirava una botta potente da andare a 200 all'ora. Cioè è sempre Lui stato è nel uno che suo. fa dei gol che gli altri attaccanti neanche immaginano. Mi viene in mente la rovesciata con la Svezia da 40 metri, cioè. Bravo, oppure mi viene in mente, guarda, io ero a Novara, in quel Novara Milan 3 Però o anch'io. 4. Io sono di Novara e pensa che urlavo, ma che cazzo ci fa il Novara in A? Pensa Cioè, a capisci che fece quel colpo di tacco in aria, te. c'era Robinho che ci aveva ballato ai Se tu pegu sotto il settore ospiti. Ma detto Sì. questo, io ero un inguaribile romantico, forse lo sono tuttora, perché poi l'amore non è che scappa via in un lampo, però sono molto deluso. Sono molto tradito da Ibrahimovic. Io, come te, sono sempre stato scettico sul modus operandi americano. Io ho origini del sud, sono passionale e carnale, come si suol dire. E a me questo modus operandi freddo, aritmetico, statistico americano non mi piace per nulla. Però devo riconoscere agli americani che comunque a livello aziendale hanno costruito un piccolo miracolo, Ah sì, no? Perché dal punto di perché il calcio è l'unico ambito un po' così, dove se l'azienda è gestita bene sei un pirla, no? A differenza del mondo che lo circonda, il calcio, perché nel mondo di tutti i giorni è l'azienda che è gestita bene, deve essere una normalità, non deve essere un'anormalità. E invece qua è tutto il contrario nel calcio. Ma detto questo, cosa pensavo? Pensavo che questa freddezza americana potesse essere colmata dal calore, dalla voglia, dal carisma, dall'essere. Io non partecipo al giochetto. Io, per me conta solo vincere di Zlatan Ibrahimovic. E invece ho visto uno Zlatan tremendamente coinvolto e tra virgolette raggirato da questo modus operandi. Cioè, io pensavo che la mente di Zlatan entrasse negli americani, e non è il invece è la mente contrario. americana che è entrata nel corpo di Zlatan. È chiaro che questo cambio di tendenza clamoroso non può che farci dire, anche ai più appassionati e passionali come me, che Zlatan oggi è una grande delusione. E se Guarda. io penso alla più grande delusione in dirigenza del Milan attuale, perché io da Furlani mi aspetto questo, da Moncada mi aspetto questo, da Cardinale mi aspetto questo, da Scaroni mi aspetto questo, ma è da Ibra che non mi aspettavo questa roba qui. Io ti capisco perfettamente e ti capisco ancora di più quando quest'estate i tifosi, non dico che se la prendevano con te, ma ti davano dell'aziendalista solo perché tu, con l'amore che hai verso il Milan e verso Ibrahimovic, credevi nel progetto. Ma non c'è niente di male nel credere nel progetto, perché ci credevo anch'io, perché ritenevo impossibile che una società arrivasse, a chiedere Ibrahimovic di rappresentarli praticamente. Devi dare valore comunque alla squadra e pensavo tremendamente che necessitassero la fiducia perché Ma hanno un guarda, modus operandi, non usano un Mirko, direttore sportivo, però dico signori, diamogli tempo, eppure la ragazzi. mia fiducia non era legata al nome dell'allenatore. Io sono tra quegli inguaribili vedovi di Antonio Conte. Cioè, io quando martedì ho visto Antonio Conte sotto di me e poi l'ho visto passare, ci siamo salutati, lui è sempre molto carino con noi di Telelombardia. Ragazzi, Conte ha usato Tele Lombardia per cercare di venire al Milan, Lo so, me lo perché ricordo. c'è un mandante a Eh sì. Cristian Stellini che si Quando è collega a Tele Lombardia. intervenuto. Ecco, quindi io mi sentivo come se Conte l'avesse avuto e come se mi abbia lasciato. In realtà Conte il milanista non l'ha mai avuto, anzi il milanista dovrebbe vedere Conte come un grande avversario di quelli che ti sta antipatici perché è grande, ha allenato l'Inter, ha allenato la Juventus, ma cosa c'entra con me? E invece noi ce lo sentiamo nostro per la voglia che aveva lui di venire.
E io sono tra quelli tremendamente sconfitti della scelta del Milan, tremendamente delusi nel non averlo preso e eventualmente, evidentemente, neanche cercato. Però dicevo, lasciate perdere Fonseca. Io sono sicuro, dicevo io, che il mercato lo faranno e sono sicuro che quello che faranno lo faranno per ambizioni forti, perché c'è Ibra. Fonseca, nel mio ragionamento, Mirko, non l'ho mai menzionato. Mai menzionato. Cioè, quando sappiamo e ci convinciamo e prendiamo atto che non sarà Conte l'allenatore del Milan, il mio allenatore è Zlatan Ibrahimovic. Il mio capo progetto è Zlatan Ibrahimovic. Se invece fosse arrivato Conte, il mio capo progetto sarebbe stato Antonio Conte. Senza Conte diventava Ibra. E dicevo, cavolo, non può Ibra, che è sempre stato uno che ha cambiato maglie, se n'è sempre fregato delle questioni astratte, è sempre andato al concreto. L'unica cosa di concreto a cui pensava era la vittoria. Come può Ibra non pensare alla vittoria nel suo nuovo ruolo? Io non dico che Ibra non stia pensando alla vittoria, ma non è questo il modo per pensare alla vittoria che meritano i tifosi del Milan, perché i tifosi del Milan non meritano che si pensi alla vittoria come un progetto astratto legato ai ricavi e al fatturato. Ma parliamoci chiaro, siamo un popolo che studia matematica la maggioranza fino alla quinta superiore, ma non ci venite a parlare di conti economici e fatturati. Parliamo di campo, parliamo di Buongiorno, parliamo di Di Lorenzo, parliamo di McTominay, parliamo di Lukaku, parliamo di questa roba qua. Non parliamo di fatturati, parliamo di campo. Michael, ti dirò, guarda, i tifosi che vogliono fare i tifosi sono i conti dei punti in classifica, e in questo momento è un potenziale meno 11 dalla vetta. Ti dico la verità, guarda, per quanto mi riguarda, Ibrahimovic non ha, tu hai detto che non è questo il modo, secondo me non ha intenzione di portare a vincere il Milan, perché siccome se tu volessi usare questo modus operandi avresti veramente bisogno di qualche anno per poterlo io, fare, Mirko, ma nessuno correggo, mi toglie che se Red Bird arriva a tirare fuori soldi l'anno prossimo non sarà più il nostro problema. Qui ti correggo. Io non credo che la società del Milan non voglia vincere. Io credo che la società del Milan pensa che per vincere anche il loro modo vada bene. È qua che sbagli. Ti può andare bene, ma per il milanista la vittoria non deve essere un colpo di fortuna o una serie di congiunzioni astrali, come è accaduto 2 anni fa. Il derby del Sei Girato Giroud, il recupero di Bologna-Inter, il calcio del Covid, ok? Ibra che fa un tutt'uno con lo spogliatoio, l'alchimia, Kalulu che da Kier pensavi di essere scoperto in difesa e Kalulu diventa ancora più forte. Non puoi pensare però che ti vada sempre bene. E il tifoso del Milan non può essere legato alla buona sorte. Il tifoso del Milan merita di avere certezze. Quindi io non credo, tornando a quello che dicevi tu, che la società Milan non voglia vincere. Io sono preoccupato del fatto che la società Milan pensi che per vincere basti questo. Basta se c'è una conseguenza e un insieme di cose che sono difficilmente praticabili. Ripeto, non puoi essere legato alla fortuna. Devi avere basi solide e concrete su cui poggiarla la vittoria. Non aspettare che altro te la crei la possibilità di vincere. No, anche perché fai delle scelte sia sul mercato che sulla gestione del gruppo. Sono totalmente opinabili proprio. Cioè... Ma Michael, io ti dico una cosa e poi ti lascio andare, non ti voglio rubare troppo tempo. Secondo te, guarda, ti faccio una domanda che è la domanda che si faceva ad agosto ma che adesso diventa quanto mai attuale. Dimmi. Noi abbiamo visto per l'ennesima volta la società non accompagnare la squadra al rientro all'allenamento dopo una sconfitta col Napoli, quindi si sono allenati, non c'era nessuno a Milanello. Sì. Fonseca, dopo la seconda pausa di novembre, secondo te sarà ancora il nostro allenatore o no? Perché ti dico, secondo me il fatto che siamo lontani 11 punti dalla vetta e che non lottiamo per vincere lo scudetto, per quello che mi riguarda quest'anno al Red Bull non gliene frega niente. Il mio dubbio è, se arriviamo a novembre e rischiamo a essere, non dico lontani ma la zona Champions, ma comunque
iniziano ad esserci dei dubbi sul fatto che potremmo raggiungere quello che anche documenti che sono più o meno veritieri usciti fuori dicono sia l'obiettivo vero di Red Bull, cioè stare in Champions League. A quel punto, secondo te, Fonseca inizia veramente a traballare, quindi ci arriva sto panettone? Fonseca traballa perennemente. Fonseca traballa anche oggi. Fonseca traballa, appunto. Fonseca, il futuro immediato di Fonseca verrà davvero giudicato e messo in discussione dalla società non a causa della lotta a scudetto. Quindi il Milan, se cambiasse allenatore, non lo farebbe per provare a vincere lo scudetto, ma il Milan lo farebbe per non correre il rischio di non finire tra le prime quattro. Esatto, esatto. E in questo momento, ragazzi, l'Atalanta è più scarsa del Milan. Guarda. Facendo la somma, l'Atalanta al capocannoniere del campionato, a Lukman, che è il 14° nella classifica del pallone d'oro, a Gasperini. Ok, ha un modo di giocare che è difficilissimo, ha cambi contro il Monza, dato che stiamo approcciando a Monza-Milan, il Monza fa una bella partita a Bergamo, poi entrano Samardžić, Zaniolo, magari tornerà Scamacca prima della fine del campionato, adesso gli rientra anche Scalvini, cioè il Milan, il vice di Maignan è Sportiello, il vice di Carnesecchi è Rui Patricio, che era nazionale portoghese fino all'altro ieri, cioè l'Atalanta non è più la provinciale che ogni anno sogna, l'Atalanta è diventata una solida realtà del nostro campionato. E se il ranking UEFA non ci dà i 5 posti, il Milan non è sicuro di arrivare tra le prime quattro. Quindi io ti dico, Mirko, da qui alla prossima sosta, i risultati inevitabilmente saranno di fondamentale importanza per Paolo Fonseca, per il suo futuro e per la stagione del Milan, che per noi è andata parlando di scudetto, ma che per la società non deve essere andata parlando di Champions League. Perché quello, la stella polare, non è vincere lo scudetto, purtroppo, ma nella mentalità aziendale americana e non solo del calcio moderno, è la qualificazione alla prossima Champions League. Detto questo, tu facevi riferimento all'assenza dei dirigenti a Milanello. Io ti dico questo, te lo dico con estrema franchezza. Rispondo a una tua domanda con un'altra domanda, ma nella mia altra domanda c'è un punto esclamativo tra parentesi che nasconde già la risposta. Ok? Inizia a essere un po' tricky, vai. Un po' marzulliano. Vai. Ma tu sei sicuro che sarebbe stato meglio per i giocatori e per l'ambiente che ci fossero i dirigenti il giorno dopo Milan-Napoli? No, ma sì, ho capito cosa intendi, però è sempre per il discorso, noi ci abbiamo in mente un modello di una società che debba funzionare in un Abbiamo in determinato mente un modo. modello, ovviamente, Esatto. ma noi no, non è, il calcio non è uno più uno. Quelli che avevano bisogno di Maldini a bordo campo, non è detto che oggi sentano di avere bisogno di Ibrahimovic e Moncada a bordo campo, perché con Maldini magari c'era un rapporto, con Ibrahimovic e Moncada ce n'era un altro. E questo è, quando Chiaro. Ibrahimovic abbraccia i giocatori dopo Lazio-Milan, che si presenta dopo 2 settimane, i giocatori erano lì da vedere. Avevano una freddezza disarmante. Per Quella Ibrahimovic di nessuno ha fatto un Teo, post. l'abbraccio di Teo, onestamente, è stato, L'abbraccio mi di ha parecchio Teo, colpito. nessuno ha fatto un post su Ibrahimovic dall'inizio stagione a oggi, anche solo di una stretta di mano con scritto boss, per dire. Sì. Quando Maldini era Milanello e seguiva l'allenamento e andava lì il giocatore a sedersi sulla panchina di fianco a Maldini, il pomeriggio c'era il post su Instagram: boss, AC Milan, history. Te le sto dicendo tutte. Sì. Quindi a volte è chiaro che fa specie. Noi siamo abituati a un calcio dove il dirigente è presente, soprattutto dopo una sconfitta. Poi magari è presente per mangiare il gelato e non fa niente. Ma nell'idea del tifoso, il dirigente è lì perché magari gli dice qualcosa nelle orecchie a chi ha perso il giorno prima. Ma oggi vi assicuro, io non sono così certo che sarebbe meglio avere il dirigente Milanello piuttosto che non averli. Non sono così certo. E adesso c'è una sfida. Attenzione, Mirko. Io seguo il Monza, tu lo sai, e lo sanno tutti, anche chi ti segue, sono tantissimi. Poi, soprattutto da quando sei arrivato da noi, hai avuto un hype, come dicono quelli bravi.
incredibile. Merito di Tiziano, Michael, merito di Tiziano, però vabbè. Fate una coppia veramente straordinaria. Poi sei amico di Andrea, quindi sei tra i nostri... Merito di Tiziano, ti parlo per live su YouTube, però se non fosse per Andrea io mai sarei arrivato da voi, quindi... Certo, e sempre sia benedetta quella grande intuizione di Andrea. Perché se no chi faceva le telecronache del Milan? Ma... Bravo, se no io diventavo... Non ero più cane sciolto come mi piace essere, no? Scusate la definizione, ma è un modo per dire che io vado ovunque, no? Infatti sarò a Madrid, per esempio. Ma detto questo, il Monza, squadra difficile da affrontare, cioè tu affronti una squadra che è più scarsa di quella che ti ha battuto l'anno scorso 4-2, ma che in questo momento ha delle motivazioni. E vi assicuro che gli verranno create delle motivazioni al Monza per giocare questa partita contro il Milan. E tu non devi... Non puoi presentarti allo stadium di Monza senza avere motivazioni, passeggiando. Milan è la squadra più forte e ha tutte le carte in regola per vincere la partita e deve vincere contro il Monza. Ma il Milan... Se non dovesse vincere, ragazzi. Se non dovesse vincere è un dramma incredibile. A proposito, non ne abbiamo ancora parlato. Per chiudere, io mi aspetto Leao in campo. Per forza. Senza sì, senza ma. Senza sì, senza ma. Il Milan... Una squadra, quando uno è in difficoltà, no? Quando uno è in difficoltà, ma capita in tutti gli ambiti della vita, quotidianamente. Io sono in difficoltà. Nel mio momento di difficoltà cosa vado a cercare? Le certezze. Anche fossero poche, ma cerco le certezze da noi. Soprattutto no? Dopo che ne hai una marea di defezioni per un motivo o per un altro. Bravo! Cioè, ma capita nella vita di tutti i giorni, sono incazzato perché al lavoro le cose non vanno bene, da chi mi rifugio? Dalla mia famiglia, dalla mia fidanzata, da mia moglie, dai miei figli, che sono le mie certezze. Certo. Le certezze ci accompagnano nel bene e nel male, sono il nostro rifugio. Ma io dico, ma se tu pensi al Milan, e lo pensano anche da fuori, all'estero così, a Madrid, a Valdebebas, penseranno, quando gli dici Madrid, ti dicono Meñante, Hernández, Leao. Chukwueze a Madrid, sì, se lo ricordano per il Villarreal, ma non è che ti dicono Chukwueze con tutto il bene. Okafor, ok. Io dico, ma in una marea così, in un'alta marea così, così a rischio tsunami, che è il Milan in questo momento, in questa prima fase di campionato dove abbiamo visto e sentito di tutto e vissuto di tutto, ma come fai a non affidarti e a non avere tra le tue priorità quella di tornare e mettere Teo e Leao nelle condizioni di ricostituire quella catena mancina che è sicuramente la più forte del campionato, che è potenzialmente tra le più forti d'Europa, che è l'ancora di salvezza o di salvataggio, chiamatela come volete voi, di una squadra, di un allenatore di conseguenza e di una società di conseguenza. Come fai? E quindi io dico che da Monza in poi a me non me ne frega chi saranno gli altri, ma io non posso, ovviamente anche Fofana è sottinteso, certo, ma io non posso leggere la formazione e non trovarmi più dentro Meñán, che c'è, Teo Hernández e Leao. Fine. Michael, ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità, come sempre gentilissimo. Grazie e a te, speriamo, Marco. E speriamo un grande saluto ai tuoi followers e un grande abbraccio. Dai, alla prossima. Ciao, Michael. Ciao Mirko.